Che cos'è per Enzo Micci un matrimonio con l'accento? Beh, è un matrimonio che si lascia ricordare, è un matrimonio che riesce a coniugare tutto quello che è necessario, tutti gli ingredienti che sono necessari per il matrimonio possa essere appunto ricordato nella memoria non solo degli sposi ma di tutti gli ospiti. L'accento sull'abito e poi non solo l'abito, il banchetto, la decorazione, i fiori, la musica. Quindi il matrimonio con l'accento deve cercare di unire tutti e cinque i sensi. E parlando della tua nuova collezione, che cosa la caratterizza? Beh, la mia nuova collezione si chiama Elisir. Credo che sia sufficiente a dire, è un estratto veramente. Abbiamo cercato, questo è il quinto anno che mi presento sul mercato con la collezione di abiti da sposa, dopo un po' di anni che mi occupo di spose, no? Di accompagnarle all'altare nel giorno più bello della loro vita. Questa collezione, beh, è una collezione che cerca di strizzare l'occhio ad ogni tipo di sposa. Ho cercato di ricordarmi di tutte, di possibilmente accontentare tutte, chi vuole essere sensuale, chi vuole essere femminile, chi vuole essere romantica, chi vuole essere sofisticata. Alla base abbiamo soprattutto una grande ricerca di tessuto e di ricamo. Ho degli abiti dei quali sono veramente orgoglioso quest'anno e che stanno piacendo molto e che sono piuttosto unici. Ho realizzato questi body tutti completamente a mano. Cerco di portare avanti la battaglia del Made in Italy, quando grandi aziende purtroppo hanno lasciato la lavorazione italiana e si sono rivolti all'estero, alla Cina, alla Turchia. Invece io ancora stringo i denti e serro i pugni e dico niente, facciamo lavorare i laboratori qua in Italia. Speriamo di riuscirci. La prima giornata di fiera andata, entrare a Si Sposa Italia è come entrare in un mondo fatato pieno di abiti da sposa, mi sono rifatta gli occhi, è stato veramente bellissimo, non vedo l'ora che arrivi domani per le altre sfilate. Ci vediamo domani, ciao!